Rivelaci, o Padre, il mistero della preghiera filiale di Cristo, nostro fratello e Salvatore, e donaci il tuo Spirito, perché invocandoti con fiducia e perseveranza, come Egli ci ha insegnato, cresciamo nell'esperienza del tuo amore. Pace e bene, carissimi fratelli. La preghiera è il tema centrale di questa 17ª domenica del tempo ordinario. Preghiera che è richiesta, preghiera che è intercessione, preghiera che è colmare la propria solitudine interiore. Sì, perché quando si prega non si è soli. E possiamo anche dire che, come dice Papa Benedetto XVI, la preghiera è carità in azione, è fede in azione. Allora, attraverso la prima lettura già noi possiamo avere un senso chiaro di quanto stiamo affermando, perché ci presenta ancora una volta la figura di Abramo, questa volta però non come accogliente nell'ospitalità ai tre uomini, che poi sappiamo che è l'unico Dio, ma come intercessore. Nostro padre nella fede è intercessore presso il Signore. Lo avevamo lasciato appunto nella ospitalità attraverso l'ospitalità a questi tre uomini che si sono presentati a lui, che sappiamo bene essere l'unico Signore. Quindi non un'ospitalità soltanto umana, ma possiamo dire un'ospitalità divina. E questa scena della prima lettura di questa domenica è collegata con quella precedente alle querce di Mamre. Abramo prega il Signore per la città di Sodoma. Il Signore guarda il grido contro Sodoma. È troppo grande e il loro peccato è molto grave, dice il Signore. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Certamente a un Dio onnisciente, che tutto sa e tutto vede, non c'è necessità che vada personalmente a rendersi conto scendendo sulla terra, ma piuttosto è un segno della fede di Abramo, per vedere se Abramo ha a cuore anche la sorte dei fratelli. E infatti Abramo prega il Signore per Sodoma in un lavoro quasi di contrattazione, se così si può dire. Fa appello innanzitutto a quel primo attributo di Dio, che è la giustizia, che può essere anche una lama a doppio taglio contro i peccatori o a favore degli innocenti. E la città ovviamente di Sodoma è indivisibile e la giustizia non può essere invocata contro i peccatori, che sono più numerosi, e a causa loro lasciar perire anche gli innocenti. Questo è il ragionamento che fa Abramo. Abramo quindi invoca giustizia per gli innocenti, per ottenere il perdono degli altri. Il risultato è la salvezza di tutta la città. Abramo dice: può darsi che nella città di Sodoma ce ne siano 50, perché devono 50 giusti, perché devono perire anche loro? Poi arriva a 40, poi a 30, e poi la città viene salvata anche per pochissimi giusti. Abramo fonda questa sua intercessione sull'amicizia di Dio, che in cambio può chiamare a più riprese il mio Signore, e può rivolgersi a Lui proprio giocando al ribasso fino a 6 volte con una fiduciosa audacia. Dice Abramo: vedi come ardisco parlare al mio Signore.
Abramo sa che in Dio, pur essendo il giudice di tutta la terra, la misericordia prevale sulla giustizia, per cui, proprio facendo presa sulla giustizia, invoca misericordia. Così Abramo si mostra amico non solo di Dio, ma anche degli uomini per i quali intercede. Impariamo da Abramo a pregare non solo per noi, per le nostre necessità, per anche quanto di bene il nostro cuore desidera per noi stessi, ma anche per le necessità dei fratelli, per la salvezza dei fratelli. Nella seconda lettura, ecco, tratta proprio dall'Apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi, il battesimo viene visto come il punto di partenza della vita cristiana. È il momento proprio di questo innesto nella Pasqua di Cristo, nella sua morte e risurrezione. Più volte Paolo ripete il vocabolo con, insieme, proprio a marcare questa comunione, questo innesto. La morte di Cristo in croce e la sua sepoltura hanno cancellato per sempre la nostra morte spirituale, perdonandoci tutti i peccati, come viene detto al versetto 13, distruggendo il registro dei debiti sottoscritto da noi e da tutta l'umanità. Paolo però sottolinea che la vita e la liberazione dal nostro peccato ci sono date a una condizione, che esprimiamo la nostra adesione mediante la fede nella potenza di Dio. E per quanto riguarda invece la pagina del Vangelo che vogliamo meditare in maniera più approfondita, dobbiamo subito dire che di preghiera si parla, ma di una preghiera che è voce delle necessità del mondo, delle necessità dell'umanità, una voce insistente. Leggiamo appunto il brano evangelico che ci viene proposto. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri debiti, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello all'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Io vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Ebbene, fratelli, dopo la catechesi sull'amore verso Dio e verso il prossimo, e dopo aver sottolineato l'importanza dell'ascolto della parola, la parte migliore, come veniva detto domenica scorsa a Marta, l'Evangelista Luca inserisce un altro elemento essenziale per la vita del discepolo, che è la preghiera. Per presentarci questo argomento, Luca presenta Gesù in un atteggiamento di preghiera. Infatti, nel primo versetto, Gesù si trovava in un luogo a pregare. Prega
ovviamente la preghiera di Gesù non è come la nostra, noi quando preghiamo siamo delle creature che si rivolgono al Creatore. Quando Gesù prega è il Figlio che si rivolge al Padre nello Spirito Santo, quindi è un dialogo intratrinitario. Ma proprio da questo sgorga anche l'atteggiamento della nostra preghiera. Gesù vive la preghiera all'interno della Santissima Trinità e ci propone la preghiera come modello di relazione fra noi e il Padre. E proprio da questo esempio scaturisce la necessità del discepolo di imparare a pregare. E c'è una particolarità, a differenza di Matteo, che inserisce la preghiera del Padre Nostro all'inizio della vita pubblica di Gesù, Luca la pone quasi alla fine, a conclusione e a sintesi di tutti gli insegnamenti e i detti del Maestro, insistendo proprio su questa necessità di pregare con perseveranza. Cosa emerge da questo insegnamento sulla preghiera? Emerge innanzitutto che noi possiamo chiamare anche noi Padre. Dunque siamo realmente figli e, come dice l'autore della lettera agli Ebrei, possiamo accostarci al trono della grazia con piena fiducia. Santificare il nome del Padre, quindi, significa che Dio sia conosciuto e rivelato e riconosciuto per come si è rivelato, cioè in Gesù Cristo. Chiedere che venga il regno del Padre significa domandare che l'umanità sia regolata e governata dalla sua grazia e dalla sua parola. Una parola che diffonde verità, che diffonde amore, che diffonde pace, giustizia. Chiedere il pane necessario, il pane quotidiano e tutto ciò, e chiedere tutto ciò di cui l'uomo ha bisogno per la vita del corpo e la vita dello spirito. La richiesta del perdono, il perdono lo invochiamo da Dio e ci impegniamo a farlo agli altri. La richiesta di aiuto nella tentazione fa parte della vita spirituale, Gesù ne ha fatto l'esperienza egli stesso nei momenti di difficoltà. Queste parabole poi che vengono proposte quasi a spiegazione dell'importanza, dell'insistenza della preghiera, hanno un messaggio comune che lo possiamo scorgere nel versetto 9. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Gesù assicura che ogni preghiera sarà esaudita perché da parte nostra, a condizione che da parte nostra sia piena di fiducia, come quando proprio ci si rivolge a un padre. Non manchi l'insistenza, se ce ne fosse bisogno, ma dopo questa insistenza dobbiamo tenere presente sempre che Dio dà le cose buone ai suoi figli, cioè dà quello di cui c'è bisogno. E c'è bisogno innanzitutto del dono per eccellenza, il dono dello Spirito Santo. Fratelli, penso che Sant'Ignazio di Loyola abbia composto una bella preghiera che è proprio una migliore forse spiegazione a questa parola di Dio che ci giunge in questa domenica. Ve la leggo e ve la dono proprio come perla preziosa a conclusione di questa meditazione. Cristo Gesù, quando tutto è oscurità e sentiamo la nostra debolezza e impotenza, donaci di sentire la tua presenza, il tuo amore e la tua forza. Aiutaci ad avere una fiducia totale nel tuo amore che protegge e nel tuo potere che rafforza, perché nulla possa spaventarci o preoccuparci, perché vivendo accanto a te vedremo la tua mano, i tuoi obiettivi e la tua volontà in tutte le cose.
Che la pace di Cristo regni nei vostri cuori. Thank you.